my god, oggi non sono da solo, perché infatti sono in compagnia di Marco CC58 e Carmi 9. Oh mio dio, e oggi siamo qui, che giorno? Innanzitutto ditemi il giorno. 31 dicembre, anzi no, ora no, ma lo sarà, 31 dicembre del 2014. Buon anno. Quindi, buon anno a tutti, questo è un video speciale per due motivi. Primo motivo, io compio gli anni, quindi fatemi tanti auguri, metto un break, se no sono troppo fuori dalla roba. E poi? E come secondo motivo, 2015, è che sta per scattare il 2015. Stai zitto un attimo. E quindi, video veramente importante. Infatti, ci teniamo. Questo video, quindi minimo vogliamo 4.000 mi piace, ma proprio di minimo a mani basse. Ma sono in vacanza. Okay, 4.000 cinque. 4.000 cinque. Quindi ragazzi, fatti time, avete fatto a noi delle domande su Facebook, noi ora vi risponderemo, dunque direi di iniziare, iniziamo? Sì, cominciamo. Iniziamo. Prima domanda ce la fa Nicola Nogherotto, non so se si possa dire il cognome, ma noi lo diciamo, fuck, come vi siete conosciuti, viva l'italiano, andate d'accordo e vi trovate bene come compagnia, no, siete grandi, ciao. Allora, ci siamo tutti sul cazzo, infatti siamo qui a fare il video, no comunque, quando ci siamo conosciuti? Praticamente, tanti, 1900. Ecco, nel 92, quindi nessuno di noi era nato. No, allora, giocando tutti a calcio, ci siamo appunto, o meglio, io ho conosciuto voi, giocando a calcio. E voi avete conosciuto me, io ho conosciuto voi, giocare a calcio. A tutti a giocare a calcio, ci siamo trovati a giocare a calcio, quindi questo, in poche parole, è come ci siamo conosciuti. Seconda domanda, ce la fa Francesco Silvano. Siamo magico. Quali sono le prospettive per l'anno nuovo? Allora, io oggi ho visto l'oroscopo e diceva bene perché l'oroscopo e diceva che il mio segno zodiacale sarebbe andato bene, cioè non so, ditemi voi, scrivetelo nei commenti sotto per me se vi piace. Dopo lo insulteremo. Dopo spero di iniziare a giocare a calcio, dato che le panchine quest'anno mi hanno fatto. Dovete sapere che è scarso e non gioca. Ruolo suo panchinaro. Comunque, per me, stai zitto adesso. Prospettive dell'anno nuovo, tante. Tante, ma non si dicono perché se no porta sfortuna, giustamente. Passa a loro agli esami. Loro agli esami, quindi dovremmo fare un enorme in bocca al lupo a Marco Sincia Carmi 9. E sentiamo invece il diretto interessato Carmi 9. Cosa ne pensi? Non ci sono prospettive, non si dicono perché porta sfiga, signori. Mi dispiace. Stessa cosa non lo sapete mai. Ma c'è quello della cacca, Carmi? Sì, io 5 minuti. Domanda numero 3. Tutte volte caghi al giorno. Allora, io mi deduco una persona abbastanza. Una persona, come dice il Carmi, con la merda nel culo, perché infatti, se devo essere sincero, caglio una o due volte al giorno ci vado. Voi cosa ne pensate? Sì, una volta al giorno è regolare, bro. No, sai che per me no. No, io ho una bella persona di merda, perché proprio una o due volte al giorno abbondante. Domanda di merda proprio. È questa però. Paolo ci chiede, ciao, raccontate la cosa più imbarazzante che sia mai successa. Insieme, mi dispiace. Se abbiamo una fresca fresca. Insieme una. Allora ragazzi, qua abbiamo una notizia fresca fresca. Datata quando? 23 dicembre, signori. Attenzione. Perché infatti ci spiegherà Marco Cinci cosa è successo. In pratica, quando... Cioè, una delle più recenti, perché le altre non ce ne ricordavamo. Esatto, cioè, siamo ormai... Ti presenti in discoteca quando si forma il poco, che tutti si mettono in cerchio e sono pronti per partire in mezzo, saltarsi addosso, picchiarsi, devastarsi, ubriachi, tutti così partire in mezzo, sbercinati. Siamo riusciti a spingere questo... Abbiamo fatto sto mega poco. Sto mega poco. Abbiamo spinto lui, caduto per terra. Ha fatto uno scivolone nella merda, proprio. Alcol, diarrea, che appena cagato da questo qua, e lui è scivolato con maglioncino bianco. Sta merda sul braccio. Striscia. Quindi questa è la prima di merda. Bella. Ora direi di andare alla prossima domanda. Prossima domanda ci viene proposta da Cono Paolo Marchesano. Bomber vero. Bomber vero, che è proprio un fuck.
e ci propone per tutti e tre. Tette o culo? Allora, a voi. Domanda molto difficile, ma io ho già preso la mia decisione. Culo. Carmi? No, no. Tette. Non sono d'accordo. Anche per me, anche per me. Culo, culo, ragazzi. Anche per me. Io mi accordo con Carmi. Ma siamo in disaccordo, però. Sì, sì, ma è... ci chiede perché siamo così magici. che domande fai, Gai? Basta guardarci in faccia. Come domanda numero 7, facciamo che siamo alla 7, anche se non ne ho idea. Davide ci chiede, fuck, qualcuno dei due, anche se siamo in tre, però trank, è pastafariano? Cercate su Wikipedia. Andiamo a cercare. Se non sapete neanche voi pasta pariano che cos'è, andiamo pasta a cercare. Pasta pariano. Il pastafarianesimo è una religione parodistica creata da Bobby Henderson per protestare contro la decisione del consiglio di insegnare il creazionismo nei corsi di scienze come un'alternativa alla teoria dell'evoluzione. Io sono pastafariano. Io non ho capito un cazzo. Anch'io. Tu, Marco? Ma i panini fagliani non esistono. No. Domanda settima! Marco Barra ci chiede, riuscite a toccare la scella con il piede? Io forse so. Non io non lo faccio, perché sennò mi spacco un ciclo. Perché dovete sapere, il Carmi ogni passo si rompe qualcosa. Oppure si stacca le punte. Saltano sin dalla nascita, non credo che abbia mai avuto 10 unghie per recuperare la vita. No, la domanda ce la fa Alessio, che ti chiede la vostra squadra del cuore. Sei un grande, grandissimo Alessio. Allora, io, come voi ben sapete, tifo praticamente quasi due se non tre squadre, City, Milan e poi c'è lo United, che è sempre nel cuore, esatto. United, perché l'Alex Ferguson mi ha fatto rimanere qua qualcosa. Lui, come vedete, ha già rubato un cappello, che squadra di fra, dillo un po'. Merda! E con la Juve, ragazzi, c'è capolisti. Sto zitto, sto Campioni, zitto. Invidioso! Invece il Carmi 9, cosa ti fa? Invidioso! Scelta di cuore la mia, signori. Atalanta Atalanta. Facciamo gli applausi. Cristiano. Prossima domanda. Enrico Arcolin. Secondo te, Axel, chi di voi è più ignorante nella vita reale e su FIFA? Allora, ignorante nella vita reale, credo sia logico capire che ignorante di persona. Un ignorante dentro sono io. No. Ignorante a scuola. Ignorante scuola e lui perché scuola è cazzo. Quindi, ignorante nella vita reale è una durissima lotta. Veramente è una durissima lotta. Damiano Bagnati. Bagnati ci chiede dove vai alle superiori? E come fai ai media? Allora, superiori, ci colleghiamo un attimo all'ultima domanda fatta. Io faccio lo scientifico vero. Lui fa scientifico, fattone, scienza latino, scienza applicata. Io faccio lui fa che cosa fa? Ragioneria. E ragazzi, siamo praticamente giunti alla conclusione, ma non per volontà nostra, perché alla fine la telecamera sta scaricando, non ho più memoria, quindi abbiamo all'incirca 3 minuti per concludere. Esatto. L'ultima domanda ce la fa il magico Pietro. Ce la fa Pietro. Bravo, numero 11. Che cosa ci dice? Pietro, mamma mia. Bravo, il tempo. Domanda 17esima. FIFA alcolico, fate un triangolare e ogni gol subito vi sparate uno sciottino. Ogni sconfitta 3 sciottini extra. Ragazzi, questa idea è fantastica. Magica. Solamente c'è un problema. Stasera non abbiamo il tempo. Poi ora che ci incontriamo tutti. Sono in macchina. Lui è in macchina. Ora che ci incontriamo tutti è un po' un casino, però vi promettiamo, questa è una promessa. È promessa. Come anche nei film della live. Mano sul cuore. Mano sul cuore, la faremo e
appunto sfruttiamo l'occasione per chiedervi che challenge vorreste che noi facessimo nei prossimi video. Perché infatti era questa una serie che volevo iniziare, quella delle challenge, ma mi raccomando, non inerente a FIFA. Vi faccio degli esempi, la Chubby Bunny Challenge, oppure quella che abbiamo fatto la... io, Axel, con il cazzo. Ah sì, quello che era brutal FIFA, però c'entra un po' con FIFA. Oppure anche quella chiamata in inglese Try Not To Love Challenge, che è quella in cui... Proprio quella. Proprio... Non si deve ridere e si è in bocca dell'acqua. Se si ride l'acqua si sputa addosso appunto all'ospitante, diciamola così. Oppure anche la Blindfold Challenge, che è quella in cui si è bendati. Quindi mi raccomando, consigliatecela. E detto questo, ultimissima cosa, vi chiediamo di lasciare dietro voi un bel mi piace e un bel commento, anche aggiungere preferiti, anche quello, e via. Quanti, dobbiamo aggiungere quanti erano? 4500 mi piace. 4500 mi piace. Tanti auguri a me, buonissimo anno. E detto questo, noi vi salutiamo e vi diciamo buonetta palla, al prossimo video. Ciao a tutti. 5 4 3 2